Novità importante per il mondo sportivo, dilettantistico e associazionismo. In base alla nuova ordinanza regionale saranno consentiti gli sport di squadra che presuppongono il contatto fisico. Vengono di fatto sbloccate a 360 gradi le attività ricreative e agonistiche, almeno per il territorio regionale del Veneto. Lo sport di squadra e di contatto è autorizzato, punto, commenta Zaia. Per quanto riguarda i trasporti, i mezzi pubblici tornano a regime a piena capacità con l'obbligo di indossare la mascherina per gli utenti unitamente a nome di buona educazione, che diventeranno regole ferree da rispettare in ragione della prevenzione. Altro sblocco anche su giornali e riviste sfogliate in luoghi pubblici, bar e biblioteche, come avveniva in passato. Via libera alle partite di calcetto, tanto care agli amatori, ma anche al reintegro a pieno titolo di attività sportive come basket, pallavolo, pallamano, calcio, futsal e altri ancora, dove finora erano ammessi solo allenamenti di tecnica individuale. Rimangono in vigore tutte le norme di prevenzione: utilizzo mascherina quando non impegnati nell'attività sportiva, igienizzazione delle mani, sanificazione degli ambienti e attrezzatura. L'ordinanza regionale di fatto permette da oggi di tornare sui campi e palestre come nel periodo pre-Covid. Sarà valida fino al 10 luglio. In caso di febbre, l'accesso non dovrà essere consentito.